Si va come state oggi il 23 dicembre 2020 e io sono qua bloccato in un punto da ore e ore prima ancora di entrare in live. Ok, benissimo, dicevo, l'ho detto dappertutto, boh, ho avvisato e ci può andare in live, davvero. Allora, cosa devo fare? Devo andare qui dietro che c'è un cassa del tesoro. Cosa c'è qua? Una cosa esplosiva lì, da qui non si prende. Ho tutti i modi possibili. Da qui. Direi che anche qui dubito fortemente che si possa prendere. E vediamo. Vedete che salendo qua sopra non si riesce, non c'è traccia, non c'è traccia, non c'è traccia in alcun modo. Perciò mi devo arrendere su questo. E poi c'è ancora un tentativo andando giù da qua. Giù da qua. Un attimo, che l'ho fatto tutto il giro dell'oca. Allora, così qua. Se bisogna camminare qua dietro. No, strada sbagliata. Non è qua. Allora, fatemi vedere. Qua, scusatemi, ecco, perfetto. Qui dietro. E andiamo a conquistare l'avventura. Ok, qui sopra, è qui sopra, è qui sopra, è qui sopra. Questo è quello che dobbiamo far esplodere. E sembra facile, sembra possiamo fare tranquillamente, ma non ce la fa. Vi assicuro che non sapeva. E se provo questa, la Leviatano come volevo fare, si pianta prima. Vedete? Non riesco ad andare là. Non c'è verso, non c'è verso di farlo esplodere. Non c'è alcun modo di farlo esplodere. Mannaggia la miseria, sono bloccato qua in questo posto che si chiama Isola della Morte, Death Island, diciamo. Non riesco a prenderlo e mi manca solo questo perché poi sto facendo un sacco di collezione prima di andare con la trama. Mannaggia. Sembrava andata dentro stavolta. Dai, impossibile, impossibile, ve lo dico io, impossibile sta cosa, impossibile. Ci deve essere il modo, ma non lo fa. Oh, torniamo su, direte, beh, fallo da vicino, scusa, anch'io ci ho pensato. La cosa più ovvia è farlo da lì, come fai con le altre. Vai lì e fai esplodere tutto, fai esplodere tutto brutalmente, come piace a me. E vediamo un po' cosa ci si inventa, eh. God of War, Death Island. Vediamo un po'. Magari trovo qualcosa. No, non esiste. Isle of Death. Ah, Isle of Death. Ok. Ma voglio proprio studiare come si fa sta cosa. Mannaggia la miseria, come sono curioso io qua. Di capire cosa cavolo devo fare per prendere questo tesoro qua, l'ultimo portiere che mi è rimasto in zona. Ci sarà un modo, ci sarà un modo. Mannaggia. Spero proprio di sì. Vediamo un po'. Allora. E vediamo di farcela, ci sarà il modo, Apriti! No, ce l'ho anche la pubblicità, sto guardando il video per capire e non ce la faccio in alcun modo. Sì, un attimo, arrivo, ti porto questo. Allora. Sono in live, eh. Eccoci qua. Mannaggia, salta gli annunci. Che annunci ci sono in sto video? Ok, allora, vediamo un po'. Ci sarà il modo, ragazzi, ci sarà il modo di prendere questa. È impossibile, cioè io sono 2 giorni che ci provo, 2 giorni che ci provo con questa cosa, non c'è il modo, non ho trovato alcun modo per aprirla. Isola della Morte, Dead Island, eccoci qua. Poi vediamo un po'. Questo tesoro, bisogna aprirlo in qualche maniera. E qui dietro. Ciao, ciao Fabrizio, sono disperato alla ricerca di un tesoro che non riesco ad aprire. Mannaggia. E
È sempre impossibile sta cosa, eppure il modo ci deve essere. E qui dietro c'è uno di quei cosi esplosivi. Qua, sono 2 giorni che vado avanti per conto mio e non riesco a farlo. Quindi sull'isola della morte, ecco qua. Cercando di capire in che modo, come far esplodere questo. E non lo trovo, non lo trovo. Provo ad andare su. Provo ad andare su e niente. Provo ad andare giù e niente. Poi, qui sopra c'è l'ostacolo, la famosa barriera che mi blocca. Eccoci qua. C'è il solito, questo è indistruttibile. Ci dovrebbe, teoricamente, ci dovrebbe far così e dovrebbe andare. E invece no, e basta. Dico, ma che diamine faccio qua? Poi, vediamo un po'. Ci sarà il modo, ragazzi. Abbiate pazienza. Io se vado qui sopra, penso, beh, ci sarà anche maniera. Oh no, non è qua, non è qua. Aspettate. No, vedete che non ce la fa. Già, come fai a bloccarti? Come faccio a bloccarmi in questo punto? Come faccio a bloccarmi in questo punto? Già. Ma forse ho capito, forse. Vedete? Là sopra. Là sopra. Cioè, non c'è la possibilità di distruggerlo in pratica. Bisogna arrampicarsi. E come ci si arrampica qua? Ok, percorriamoci la strada un'altra volta. Ammazza, ragazzi, che casino. Sono sicuro che il modo c'è. Che voglio dire, l'hanno fatto. Una soluzione ci sarà, eh. Può andare di qua. No, di qui è bloccata. È incredibile, ragazzi. 2 giorni che impazzisco su questo. 2 giorni che impazzisco. E che non ho ancora capito come si faccia. Però adesso ho visto che c'è quel filo lì. E quindi in qualche modo bisogna arrampicarsi. Va bene, proviamoci. Le provo tutte, ragazzi. Poi vado avanti con la trama. Che siamo a buon punto. E sono anche curioso di vedere cosa succede. Eccoci qua. Allora, facciamo la strada. Ormai è una questione di principio. Sì, ma non voglio mollarlo, è solo un forziere leggendario, ma voglio fare 100%, perciò è chiaro che mi piace co collezionare le cose. Però, ciao Alex! Questo è il famoso punto in cui mi ero bloccato. Ok, poi andiamo su. Ok, si va sempre più su. Se andiamo su, dovrebbe farcela. No, questo l'ho già fatto, per fortuna. Ce n'è un altro che deve spingere verso il basso. Ma non è qua. Mannaggia, mi tocca di nuovo prendere questa orribile, ripeto, orribile enigma. Probabilmente l'enigma più brutto di tutto il gioco, e ce ne vuole. No, di più. Ok, andiamo. Ciao, perché non mi va internet? Come non ti va internet? Adesso ti sta. Come non ti va? Ciao, ciao Amos, ciao Centurione Italico. Stiamo cercando di risolvere il mistero di una cassa del tesoro che non si riesce ad aprire, guarda. Sembra andare, semplicemente. La rete del cellulare potrebbe essere problematica. Sì, ma se è problematica oggi, pensa quando arrivi a Natale. Ho provato a far partire quella webcam, ma la riproduzione remota sul mio computer non ce la fa proprio. Ha singhiozzato, ci ha provato in tutti i modi. Ho detto dai, parti, parti. Un po' di God of War partiva, ma poi si scommetteva subito. Ci vuole un PC più prestante, ragazzi. Dai, che ancora un mesetto e avremo un PC prestante, dai. Più o meno, adesso. Insomma, giorno più, giorno meno. Adesso non so perché hanno detto che sono indaffarati col lavoro, i tecnici. Allora, no. Ecco, l'ho trovato. È là il punto in cui bisogna buttarsi giù. Allora bisogna rifarsi, no, questo. Oh, mamma mia. È il più grande incubo, perché sono bloccato da 2 giorni per questo. Non per questo enigma qua, perché qui è facilissimo. Questo qui è un enigma semplice, ragazzi. Basta andare su, si va lì, si va là. Quindi sei incasinato con la connessione, Lord Casco. Dannazione, che roba brutta quando succedono queste cose. Io ho avuto dei periodi, guarda, sono stato senza fibra fino a 2 anni fa, adesso che ho la fibra è tutta un'altra cosa, veramente. Non so neanche come ho fatto a sopravvivere. Se
senza fibra, perché fibra è importantissima ormai per fare tante cose, giocare su internet, non puoi farlo altrimenti. Allora, è là, è là. Devo fare, quindi, devo fare tutto il giro attorno, ok. Ancora più su, ancora più su, e poi prenderemo questo tesoro. La fibra è una bomba se funziona. Sì, se funziona, ovviamente, se funziona. Quando si pianta è un disastro. E ci sono passato anche su quello. Ragazzi, stiamo andando lì. Il punto famoso che non riuscivo a raggiungere è proprio questo. Oh, finalmente, baia di ferro. Come baia di ferro? No, no, ho sbagliato strada. Ditemi che non ho sbagliato strada. No, ragazzi, no, non sono in quello giusto. Non sono in quello giusto. No, cos'è sta storia? Non sono, aspetta, aspetta, ci posso andare. Sì, sì, certo, certo. Ma parlavo da PC. Ma non è il problema di webcam, è la riproduzione remota che fa laggare il computer. La webcam non è un problema, sinceramente. Ecco. E qui c'è l'altra polena. Vabbè, combattiamo il Woover. Questi sono bellissimi. Eccolo qua, un altro da far saltare. Ci riusciremo, ragazzi, un po' alla volta ci riusciremo. Ah, siamo alla baia di ferro. E qui pare esserci qualche segreto qua. Infatti mi dice, però non è il punto che volevo andare. Io volevo farlo nell'isola della morte, ma non ce l'ho fatta. Ma non ce l'ho fatta. Sì, esatto, è diventato un po' più pesante. Prima era comodissima. Mi chiedo se sia pesante sulla CPU o abbiano cambiato i requisiti di connessione, ma non credo che sia un problema quello, cioè quando è la fibra è la fibra, insomma. Però sai com'è, quando ti trovi che non ti gira, ti chiedi perché, ti chiedi perché. Ah, qua un altro enigma. Facciamo saltare qua, almeno qua ci saltano. Un altro di questi mostri. Ciao boss. Anzi, lasciamogli la 3D. Gli ho potenziato l'arco, è diventato fortissimo. Eccezionale. Eccezionale Atreus, veramente. Bene, facciamo saltare questo, così togliamo il veleno. Dobbiamo trovare il modo di far saltare anche qua, così va via anche il veleno di questo. Di solito c'è un esplosivo qua dietro o in alto, ecco, in questo caso in alto. E poi un salta giù e abbiamo risolto il problema. Oggi sono andato a prendere la tessera Xbox, la tessera Steam, ma sai che scomodo, io tecnicamente ricarico in posta, perciò poi sono tranquillo, nel senso. Ah, qua magia runica, un'altra magia runica, altri sigilli da trovare, ragazzi. Vabbè, però abbiamo trovato l'ultimo braciere, dai. Fine. L'ultimo grande impegno. No, io non ho una fibra velocissima, purtroppo. Ho una 100 mega tagliata che non arriva completa, perciò sono 40 mega alla fine. 40 mega, diciamo. Ho un po' di più, però. 41, 42. Un Xbox, un gioco nuovo, il 23 euro scontato. Che gioco è, se posso chiedere? Quello di Star Wars? Perché c'era il mega sconto anche su Play... Sulla, mega, insomma. C'era lo sconto anche su PlayStation 4, il gioco Star Wars Squadron. Dai. Però io non sono un grande fan dei... come si dice? Dei giochi dove guidi velivoli. Non mi sono mai piaciuto, non mi è mai piaciuto guidare i velivoli. Navicelle, queste cose qua. Generalmente, poi ci sono dei giochi che sono veramente ben fatti, eh. Lei mi spia dalla finestra, never! Però mi ricordo che me l'avevi accennato questo gioco, quindi. Cioè, vedendo come sono gli sconti di oggi, ci ho fatto 2 più 2. Facci sapere perché nella mia lista. Facci sapere, Alex. Buono, buono. Un gioco di Star Wars è sempre un gioco di Star Wars. We cannot undo your mistake, Spirit. I know that. But I fear for my captain and crew. I believe they are still under the water. Will you find them for me? Will you find them for me? Is there anything you can offer us in return? I
I have little to offer. Ho poco da offrire, va bene. Oh, well, I'm not sure. Wait, I died wearing a valuable family heirloom. Prezioso cimelio di famiglia, wow. Dio. Ma Flight Simulator è bellissimo perché c'è il mondo reale. Poi vabbè, comunque saranno belli anche i pianeti, eh. Recensione dettagliata e spietata, eh sì. So già quanto sta imprecando con Valhalla. So già quanto sta imprecando con Valhalla. Ok. Doesn't it concern us if everything around us is dying? Our only concern is reaching Jotunheim. Really? Un tesoro leggendario di qua, bene, bene, andiamo. Non è quello che cercavo io, come potete immaginare. I can live with that if it means we keep exploring and helping others. Con l'armatura del viandante, che è bella potente. Faccio una recensione ora. Ma non è vero, Alex, ma non è vero. Io ho appena comprato The Witcher 3. Qualche consiglio per cominciare? No, ma fantasy, ma è il suo genere, è il suo genere. No, perché The Witcher 3, guarda, ce l'ho ancora in lista, l'ho comprato, ho anche tutti i DLC, ovviamente, che sono due. Ed è, l'ho visto un pezzo, qualche pezzo da amici, perché ogni tanto lo portavano, carino, guarda, deve essere veramente un gran bel giocone. Cioè, voglio dire, di CD Projekt mi ispirava molto più quello di Cyberpunk, perché Cyberpunk... per quanto l'ambientazione sia bella, c'ha delle cose che ancora non sono convinto al 100%. Poi vabbè, adesso che non c'è neanche più su PlayStation, mi sono messo il cuore in pace, dai. Eccolo qua. Esplosivi. No? Non si infila? Come? No. Esplosivi. Allora, comunque qui c'è l'esplosivo, dai. Facciamolo distruggere, dai. È qui, ho capito. Sono sempre problematici gli esplosivi, perché li vanno a mettere in certi punti che fanno imprecare, guardate, ragazzi. Tantissimo, eh. No, che così muoio, qui muoio, no, non posso morire. Boh, salvo. Ma me la son cercata, non è che... Annaggia, dove l'hanno messo questo esplosivo? Dove l'hanno messo esplosivo? Uno è qua. Oh, finalmente. Almeno questo mi fa andare. Poi vediamo l'altro. Il combat system, lascia di dire, il fulcro del gioco non è quello. Quindi ci passi sopra. Esatto. Punto, non è il fulcro del gioco. In effetti io avevo giocato un po' a The Witcher 1 su PC e... devo dire che è un po' particolare come battle system. Già quello era diverso. Un attimino, ragazzi, che ho un problemino con una gatta che si è intrufolata nella stanza. Ok, perfetto, già l'abbiamo fatta. Ok, benissimo. Allora, vediamo un po'. Sì. Aspetta, God of War 3 è il terzo capitolo, serie videogiochi God of War, prodotto da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony Computer Entertainment, esclusivamente per PlayStation 3 e poi per PlayStation 4, ora si può giocare anche per 5, diciamo. Sì, un finale ti addormenti sul letto, tanto muore per questo di entrare. Bello, spero che sia falso, Alex, spero che sia falso, no? Anche perché non credo che si sia visto il gioco, visto che non è il suo genere, non gli piace, che è troppo fantasy. A me piace, io adoro il fantasy, ragazzi. Ok, poi obiettivi. Abbiamo ancora il favore. Dovremmo aver sbloccato il regno di nebbia, mannaggia. Non so dov'è il quarto codice di Niflheim. Quello lo farò poi più avanti. E anche queste qui le farò. Mi tocca andare avanti con la trama, ragazzi. Dai. Tanto c'è un buon punto, bisogna tornare per la millesima volta nel Tempio di Tyr. Vado prima a prendermi questo argento. Viva Jotunheim! Spero, guarda. Parlano di andare a Jotunheim da 3 ore, ma... cioè, da tre... non so da quante volte che devono andarci e poi sono sempre bloccati. Adesso almeno ci andiamo. È la Baia di Ferro, io ci tornerò a sta Baia di Ferro, perché non l'ho ancora completata. Ci sono ancora delle cose che non ho fatto. Saranno sicuramente i dannati corvi, quelli proprio.
Allora, in realtà a me basterebbe prendere un portale mistico, perciò vado qua, prendo il portale mistico e posso andare avanti. Me lo sono esplorato bene, questo lago dei nove. Mi manca ancora qualcosa, come vedete, manca ancora qualcosino, ma sta andando bene, dai. È una bella esplorazione, ragazzi. Un po' per volta. A fine trama sicuramente tornerò, Fine trama tornerò. Ok, prendiamoci un altro pomo. Anche io non ne sono attratto, ma dalle recensioni che ho letto, un mondo aperto in gergo open world molto interessante. Sì, io volevo fare un articolo, perché sapete che ho un blog, ragazzi, un blog dove scrivo non poco, ragazzi, scrivo tanto sui giochi, ma non sono proprio recensioni, sono più riflessioni. Recensire, bisogna dare un voto, e non è quello che mi interessa, cioè non è che sono qua che voglio dar voti o fare il supponente, queste cose qua, non mi ispira dar voti, però dare pareri è una cosa che mi piace. E un articolo volevo fare lo story driven contro il world driven. Sono due tipi di narrativa che a volte si mischiano fra di loro. Lo story driven sono quei giochi spesso lineari che sono guidati da una trama, dove praticamente hai l'obiettivo, poi vai. Ed è fatto così. Il world driven, di solito i tipici giochi di ruolo, prendi un Oblivion, prendi anche un The Witcher. Sono queste cose, sono questi giochi dove praticamente tu vai, cioè vai nel mondo, stai esplorando e ti trovi le quest quando meno te l'aspetti, un Red Dead Redemption, insomma, avete capito, no? E il genere di gioco è quello. Ok, dobbiamo andare al negozio di Brock. I voti danno già altri. Esatto, ho detto. C'è gente che è più brava di me a dar voti. Io ho lavorato per un po' come collaboratore su un sito italiano, ma non è stato un buon matrimonio, guarda. È stato un brutto periodo e tutto lo staff con cui lavoravo l'ha mollato. No, 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 Alex, quello mai, non si può deridere le persone perché c'è una giornata storta. No, 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 assolutamente, sono contrarissimo. Succede a me, succede ad altri, può succedere a tutti, ragazzi. Perciò vai tranquillo, no vabbè, ma io non è che ce l'ho con lui, io avevo detto che purtroppo il problema di portare quel gioco è che, cavolo, gli ho detto, non te lo seguiranno su Twitch, è bello, giocalo per te stesso a sto punto. Esatto, il voto è soltanto un numero, il problema è che molte persone dicono, ah ma sto gioco ha preso 8, allora non lo compro. Days Gone è brutto perché ha preso 7,5-8. Vabbè. Abbiamo preso qualcosa per il buon Brock, dai. Tanti giochi con bottoni non sono piaciuti e viceversa. Esatto. Io ricordo ancora che un gioco che io adoro alla follia si chiama Remember Me. La critica gli ha tipo dato 6,5 perché ha dei rallentamenti grafici, perché è troppo breve, le solite cose per cui danno i voti bassi, perché non è famoso, queste cose qua, insomma. Vabbè, avete capito, dai, avete capito l'andazzo, come funziona purtroppo. Praticamente, per queste motivazioni, Remember Me è una chicca Remember Me. Days Gone è un gioco divertentissimo, con tanti difetti, ma divertentissimo. Ragazzi, io l'ho quasi finito. Io ho finito oggi la trama Days Gone. Ho finito stamattina, no, stamattina no, oggi pomeriggio la trama prima di venire qua. E mi è piaciuto. Non è uno dei miei giochi preferiti di sempre, ma mi è piaciuto comunque tanto. Ah, ecco, questa qui è la corazza dell'Unione Perduta di Tyr. Ma non è più potente della mia, però non è più potente. Io devo creare l'armatura degli antichi per un trofeo, ma non la indosso, la creo e basta. Quindi spallaccio degli antichi, poi andiamo avanti. Facciamo questa qua degli guanti degli antichi. Quattro ore di gioco l'hai finito, ma no, ma non può essere così breve, dai, impossibile, è un open world, non può essere 4 ore. Comunque c'è un buon sito che si chiama How Long to Beat, e adesso ve lo posto, vi posto il How Long to Beat. Cercatelo. Ecco, ho sbloccato il trofeo primordiale, perché appunto ho finito con l'armatura degli antichi, va bene, dai. Siamo pronti ad andare avanti con la trama, Mi spiace solo che non posso ancora potenziare la lama del caos e il Leviatano. La sensazione è che dovrei esplorare i regni nascosti, ma I Long to Gallin, bel nome, I Long to Gallin mi piace. Ok. Va bene, andiamo, dai. Tempio di Tyr.
non perdiamo altro tempo. Si va alla fine, si va alla fine del gioco. Ma devo andare giù o devo andare su? La grande domanda quando fai sto gioco è: ma sopra o sotto? Speriamo che sia sotto. Speriamo che sia sotto. Perché c'è un tesoro che non ho ancora preso sotto. Fortnite, come abbattere la struttura per sé con l'X-Force Storming? Non ho idea di cosa sia l'X-Force Storming, guarda. Non ne ho idea. Ecco, qua c'è il Tempio di Tyr, ma io vado a prendere quel tesoro che ho dimenticato, perché so che c'è. Da qualche parte c'è sto tesoro. Perché, allora, Centurione Italico dice: nessuno dice mai che le riflessioni del voto sono soggettivi, e allora si crea questa incomprensione. Lo so, però, ragazzi, i siti cercano di dare un'opinione che può influenzare il voto di tante, cioè l'acquisto di tante persone, perciò hanno una responsabilità molto alta, voglio dire, i siti, perché sono le persone che hanno la mentalità il voto conta. In realtà poi ovviamente ci sarà sempre una propria soggettività, ad esempio io conosco persone che conosco uno, Andre, te Alex sai chi è, che adora la follia, Days Gone, ne conosco un altro là che lo odia con tutto il suo cuore, e poi ci sono io che l'ho apprezzato e mi è piaciuta soprattutto la parte finale, molto intensa. E adesso devo andare avanti, mi manca ancora il trofeo dell'abilità, perciò devo distruggere orde finché non prendo sto trofeo, e poi ho il platino. E poi ho il platino a quel gioco. Non è un platino difficile, basta fare tutto quello che c'è da fare, ma non è che ci sono cose nascoste da andare a prendere segretissime, per fortuna, perciò insomma. Ecco di seguito l'elenco di contatti a bordo di un aeroplano. No, non fammi leggere i tasti, Alex. Però leggo, dopo bisogna giocare con un bimbo urlante che si inventa cose non possibili, non so. No, ma no, lo conosco lui, no dai, che ieri sera mi ha chiamato di nuovo, io lo sento tutte le sere quel ragazzo, tutte le sere lo sento, ormai è il mio compagno di squadra di Fall Guys, dai. Sì, mi chiama tutte le sere nel party. Giochiamo. Ha detto: ma cavolo, mi ha detto che c'ha la squadra fortissima e gioca sempre con me che sono scarso. Che cavolo. Io sono scarso, non è che sono bravo in quel gioco. Ok. Sala del regno, del viaggio tra i regni. Ok. Zona nuova per me, ragazzi, mai vista questa. Those round doors seem to mirror the ones above. Siamo quasi arrivati, dai. No, non si entra da qua. Ah, ditemi che la mappa mi spiega. La mappa non spiega un cavolo come sempre. Ok, siamo alle solite. Ah, bene. Dai, ci sarà un passaggio, Sì, c'è qualcosa qua. No, questo è Atreus. Tyr used the same magic to protect the Black Rune. The clue we seek may be inside. Gang Beast? Non sai che non so cosa sia Gang Beast? Interesting. Can we reach it? Leggo i vostri messaggi. Iniziamo segnalando Assetto Corsa 7-8 euro. Non ce l'ho gratis tecnicamente da giocare se voglio Assetto Corsa. Gang Beast... Sonic Forces ce l'ho. Gang Beast forse ce l'ho anche quello con Trus. Vabbè, Naruto ce li ho già, Sonic c'è roba che ho già. The Crew no, The Crew non ce l'ho, The Sims me l'aveva regalato. Fallout ovviamente ce l'ho, cavolo che prezzone. Aveva anche Battlefront, tutta roba regalata da Sony già. E Metal Gear ovviamente ce l'ho da una vita, è bellissimo Metal Gear. Il voto è la valutazione finale che fa il recensore, soprassendo pregi e difetti. Per uno di noi, però, può cambiare, e ciò che per un grande difetto per altri può essere una cosa da nulla. Infatti, è sempre meglio leggerle e non fermarsi al voto. Lo so, ma il problema è che molte persone fanno la guerra del voto. Sto gioco gli hai dato di meno, quindi è meno bello. No, non bisogna ragionarci su quello. Comunque, il recensore ha molto... Io, ad esempio, su un sito molto famoso che piace tanto ad Alex, io ho letto delle recensioni incomprensibili, dove hanno detto che Samurai Warriors 4 è un gioco brutto, perché è il solito Dynasty Warrior. Dannazione, doveva essere il solito Dynasty Warrior. Che cavolo devono fare? È un Dynasty Warrior in Giappone. The upside down door. What are you thinking? Stand back. Okay.
Ok. Gang Beast. Chissà che cos'è Gang Beast. Comunque sì, sono d'accordissimo io con la... Ah, nuovo scherzo di Jack. Ho rotto la TV, TV scherzo. Ma a mia madre non gliene fregherebbe niente, dire adesso. No, non gliene fregherebbe. È la mia TV. No, beh, io... le ho fatto lo scherzo, tipo, si è rotto il computer, si è spento, il computer si è spento di nuovo. Ma come, l'hai appena portato a casa? Si è spento, eh. Invece non era vero. There's chains on both sides. Without those, we can flip the temple. What now? Che cavolo è? Non sono i miei video. Quali... posso dire che non è nessuno dei miei video con 228.000 valutazioni. Poco ma sicuro. Mi sa che arriva qualche boss. Oh, oddio, quanto è grosso! Ma è gigantesco! Ha un'aura potentissima, ragazzi. Ok. I don't think they're attacking. Boy, on the statues. I see them. It says boy. No, non è una, non è un boss. Per fortuna, ragazzi. Ciao, Kla. Ma ciao, Kla, come stai? Read. Before the first, after the last. Nothing between, no shadow cast. Boh, spacchiamo tutto qui nel gioco. Là stiamo andando avanti con la trama, eh. Siamo nel tempio di Tyr. Vuoi fare qualche enigma anche te? Ecco qua, gira la ruota, gira la ruota. Dai. Kratos come la Trevisan, giusto? Va bene. Non è bastato. Più forte, più forte. Eccoci qua, eccoci qua. Devo girarla da un lato. Devo girarla, devo girarla, devo girarla. Ho capito, so come si fa, so come si fa. Dobbiamo distruggere le catene. Sì, ma... ho capito. E distruggiamo queste catene. Non da qua, vero? Non da qua. Non da qua. Andiamo a trovare il modo di andare a spaccare qualche catena, dai. Facciamo così. Che tasto è? No, non me lo fa fare. No, no, no! Atreus, impazzito Atreus. Qualcuno sa quanto dura in media questo God of War? Te lo dico subito quanto la media di How Long to Beat. Perché a me è durato almeno 40 ore, però il problema è che ho dovuto rifare dei pezzi perché avevo perso il salvataggio quando ho mandato la console in riparazione. Segnano 32 ore più o meno, 32 ore per finirlo e 51 ore per il completismo. Se ne sento ancora parlare non ne scarico più. No, ma veramente Alex, cioè gli fai passare la voglia, cioè, gli fai passare la voglia, è normale. Lui vuole giocare in realtà. Ecco, se l'Inter non fa cappellate non è contento. Cosa ha comprato? Non solo Saka. Saka si chiama. Il giocatore d'Arsenal, il massaggiatore. Edwin Cresci, il massaggiatore. Cioè questo qui invece fa il massaggio agli avversari, insomma non è proprio il massimo. Oh, dobbiamo spezzare le catene, dai. An army of statues. I don't think they're the kind that come to life, if that's what you're worried about. Tyr often said that in the world of PC envisioned, the only soldiers he'd need would be statues. Bless his heart, the bugger did take himself rather seriously, didn't he? Oh, death traps. Vabbè, ma è lo stesso identico enigma che ho fatto l'altra volta. È identico, ragazzi, è identico questo enigma, io. Si fa così. Cioè, dov'è la difficoltà in tutto ciò? Dov'è la difficoltà in tutto ciò? L'abbiamo già fatto, ma lo conosciamo. Ah, la difficoltà c'è. E tu mi tira sotto. Ce ne sono tre stavolta, ce ne sono tre. Il prossimo è Pazzini, Pazzini, ragazzi. Giocatorone, Pazzini. Allora, inizia l'avventura di Andrea Bertolacci nel calcio turco. Wow. Again with the death traps. Ma ho capito come funziona sta cosa, bisogna essere velocissimi, ragazzi. No. Non è così, non è così. Mannaggia.
So che c'è il modo, c'è il modo. Allora, devo colpirlo quando è in alto. No, 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 no. Brutta situazione, ragazzi, sto morendo, ciao. Ciao, coso. È strano, guarda, non sono io a mandare le notifiche. È una cosa che fa tu. Sì, Coffin Dance. Coffin Dance per tutti. Evviva la Coffin Dance. Ok. Io invece vi lascio con uno dei miei preferiti. Devo sempre aggiornarli, ragazzi, in questi giorni. E fatevi la passeggiata anche veloce, ma Jack Leone Max è una bestia. Grazie per il beat, ma che bello il beat di Natale, bellissimo. È bellissimo questo beat di Natale. Ma tecnicamente avrei anche un sound effect che ti segna i beat, ma non si è sentito perché c'era il mio sopra, perciò. Comunque grazie, grazie per il bittone, bittoni, bittoni per tutti, ragazzi. Bittoni per tutti, ok. Again with the death trap. Mannaggia, ci deve essere il modo di passare di qua. No, qui non posso. Mando cavolo, lo metto. Eppure c'è il modo, di passare. Avete suggerimenti, ragazzi? Fai il match analyst. Lo so che fai il match analyst del fight a Kramgruk. Vabbè, squadrona turca potentissima. Mando cavolo, mi arrampico io qua. È difficilissimo questo enigma. Cioè, sono tre. Sono tre. Allora. Partiamo da questo. Magari. Sapete com'è, un enigma alla volta. Ecco, ci sono di nuovo questo. Sbagliato. Kramgruk. Ma no! Stavo rischiando di farmi trapanare da qua. Ah, è terribile, avete visto che roba? Ah, no, Non posso farmi pregare. Guardate, veloce, veloce. No. Fatality di nuovo. Salirci sopra, ci stavo pensando, ma non vedo il modo di salirci sopra, perciò. Sarà dura. Comunque devo fare tutte e due, perciò. Ci sarà il modo, ragazzi, c'è sempre il modo. È solo un po' più difficile dell'altra volta, ma il modo c'è. Fidatevi di me. RIP, sì. Ma non ho fatto un RIP, no, non ho fatto un RIP. Ah, Jack Leone Max è morto di nuovo. Ah, era quello il RIP, ok. Ho capito, devo farlo a... quando è a sinistra, ok, così. Vedete? In questo modo posso andare lì. Sbloccato. Sono uscito? No, sono tornato indietro. Sono uscito, ce l'ho fatta, ragazzi. Ehi, sono in una stanza. Oh, vedete che in un modo o nell'altro ce l'ho fatta, eh. Ok, questa bisogna succhiarla via e mandarla qua. No, ma da qua. No, qua. Che cavolo di trappole, ragazzi, che brutta cosa. Allora, questa comunque voglio usarla. No, non sei te. Non sei neanche te. Verme, non è scattato. Perché non è scattato? Scusami. Pure mi sembra che sia quello il comando. Dovrebbe essere verme. Vermi. Plurale, vermi. È vermi. Mannaggia la miseria. Fiorentina. Ok. Vabbè. Se non va in quel modo, lo facciamo andare in questo. Va bene, ok. Ok. Basta metterlo qua. Abbiamo girato. Si è rianimato. Questo bisogna bloccarlo così, in questo modo. Ok, è andato. Ah, ma no, è una trappola, dannazione. Non ci ho pensato che era una trappola quella.
porco cane, fa schifo sto tizio. L'ho quasi preso. Allora, io devo passare, eh. Ora! Fatto! E uno. Poi prendiamo questo. Guarda, questo qua, volevo dire. E due. E l'enigma è risolto. Questo era facile. No, è solo per un tesoro. Ringraziamento, ringraziamo chi è? Ringraziamo grande Lord Casco, lo ringraziamo perché è giusto ringraziarlo, simpatico. Ok, quindi Coso ringrazia Lord Casco, ok. Morse di Iperione, wow, questa c'è bella. Però senza fuoco, no, non mi piace. Preferisco quella col fuoco, io mi diverto di più. Vabbè. Andiamo, eh. Quindi ho fatto sta cosa per un... Vabbè, non è che mi dispiace, eh. Sono utili, eh. Grande fiorettina che riesco a fare. Dopo arriva la carne. Come la carne? È che mica... è mica una roba che si mangia. Ma no, la fiorentina da mangiare. Ma porco cane. Non ci credo. Non ci credo che hai fatto sta battuta. Non ci credo. Cattivissima sta battuta. No, non ce la faccio, io lo farlo così. Facciamo così, no. No, porco cane, togli la mano, forza. No! Ah, ora. Ecco ora! Ah! Non va bene, eh. Questa non si gira più. Non è difficile, ma sono nel tempio di Tyr, sai che non ci sono le fabbriche all'epoca, siamo nei tempi antichi, tempi dei greci, che poi non so perché ci sono già i vichinghi nei tempi dei greci, ma sono gli dei. Annaggia! L'ho preso stavolta, dai. Preso. Togliti anche te. Togliti anche te. Come no? Funziona! Ce l'ho fatta, no? Cavolo di enigma sono, ma... ma sono enigmi pazzeschi, ragazzi! Lo voglio dopo per finire. Ho un'idea. Ho una grande idea, ragazzi. Posso? Ma stiamo scherzando? Ok. Oh, ma no, se morire così! In realtà i greci c'erano molto tempo prima. Ma facciamo anche 2000 anni prima, eh. Cioè, i greci... La storia greca è lunghissima, credo deve essere centrale. No, ma lui in realtà è sempre nella sua epoca, eh. Sempre nella sua epoca, però io dico che il periodo vichingo di solito viene considerato quello del 700, però qua è il periodo degli dei vichinghi, quindi preesistenza. Ma perché devo rifare tutta sta cosa? Ma che vedo se ce me l'ha lasciata la morsa di... La morsa di Iperione, quella là. Armi. Attacco a questo qua. No, non questo qua. Sì, ce l'ho. Allora non devo fare la moto adesso. Andiamo. No, così non passerò mai. Ah, ho capito tutto, ragazzi, ho capito tutto. Questo fa girare.
Il segreto è questo qui al lato, beh. Quindi immagino che sia la stessa cosa anche qua. Non ce n'è un altro di questo. No, non la fa girare questo, stranamente non la fa girare. Boh. No, non le fa girare. Proviamoci. Vedete che si blocca qua. Allora, prima sono riuscito a far andare su. Io devo colpire questo che c'è qua dietro. Così si muove. Kratos dovrebbe essere centenario, ma no, ma Kratos in realtà ha un'età normale, cioè. Avrà 40 anni, 50 anni, cioè al massimo. Insomma. Niente, non è così che si fa. Capito tutto, dai. Brutto enigma, però si può fare. Tutto qua mi mangio il polipo. Cavolo, ma quest'ora è un po' presto, no? Buono, però. Ce l'ho fatta. Si è attivato anche questo. Dai, no. No, 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 non posso morire adesso. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Oh, poi per Mirena è una sciccheria, esatto. Ah, farà un'ora. Se c'era Cla qua partire bestemmia. No, Cla è calmo. Cla è una persona super calma. Ok. Mettiamoci anche questo, dai. Codice Niflheim, finalmente! Finalmente, ragazzi, poliglotta, era ora. Posso andare... Nuovo regno da esplorare, ragazzi, eh. Oh, Maspelheim e Niflheim. E per di più posso anche aprire i... accendere quegli altri... Cosa sono i braccieri che serve la lingua? Bene, bene. Non posso lamentarmi, ragazzi. Questo era importante. Ora spezziamo una delle due catene. Ecco qua. Spezzata, spezzata. In alcune cose sono bestemmianti. Molte da bontà. A cosa ti riferisci, Cla? Ah, a me un certo non piace. Ma non è che sei obbligato ad apprezzarlo, eh. A me piace così, però va a gusti, va molto a gusti. Oh no, queste cose qua che spruzzano fuoco. Fantastici, fantastici. Per fortuna sono di livello 3, quindi sono debolissimi. Sono debolissimi. Livello 3. Fanno un Kratos così forte. Livello 3. Mi ricorda Resident Evil Revelation 2, sto fuoco. Bello che Atreus è sotto il fuoco, ma lui non c'è. Oh no, quello grosso, ragazzi. Aia. Affrontiamolo come sappiamo noi. Vai, spacca, spacca, spacca. Che livello 4 questo. Andiamo su, andiamo su. Lo usiamo un po'. Ma comunque, beh, a me Uncharted sarà che la seguo dal primo gioco. Mi è sempre piaciuta, trovo bello il lavoro di Naughty Dog, ovviamente il 2 è il mio favorito, il 2 è proprio una cosa di pazzesco, il 2. L'1 è un po', ovviamente, un po' più invecchiato male, si può dire, no? Si può dire, male. Non è un insulto, eh. Mi
manca ancora qualcosa. Provato. Due nemici, dai. Zero nemici, buon, finito. Enigma completato. Oh. Una catena è stata spezzata, ne rimane un'altra. Ciao Max, ho fatto delle buone 3 ore super socio. Racconta Jacopo se vuoi. Vuoi un doppiatore personale? In che lingua? Io in africano voglio quello là che legge Fiorentina! Quello voglio lui, voglio. No, i nemici qua no. Vabbè. Molto svegli i nemici a passare con l'enigma. Buon per loro, buon per loro. Cos'è qua? No, di nuovo fuoco, no, di nuovo. Un'altra volta. Ah, la fiamma, devo stare attenti, Si muore qua tocca la fiamma, Il professore di educazione chissà. Ma chissà perché, guarda, forse perché ti viene presentato come un tipo odioso. Non pensi che diventerà il tuo miglior amico? Qua è molto ambigua, Ovviamente. Come, the other chain waits. Il professore di... Vabbè, ma dai, le può dire, dai. Ma, cioè, finché sono parole così, non è che sono parole offensive. Sono parole carine, dai. Parole carine. Cioè, penso che professore di educazione fisica si possa dire, dai, non è una parolaccia. Cioè, di dire educazione... So che è una brutta materia. Corri, boh, ce l'ho fatta. Sono passato! La scuola tende all'inerzia a un'idea sua. Grande! Cavolo, marxista sta frase. No, non è vero, non è marxista per niente proprio. Non credo che Marx avesse mai detto qualcosa sulla scuola, però. Oh, battuta, era la battuta, clan, non so, non crederci, non so, non era vero. Allora. Boh, dobbiamo risolvere con questo enigma qua, che è quello che mi fa sclerare di più. C'è il modo. No, non è questo! Ok. Allora, io ho un po' di tempo, quando faccio così. Ho capito che non devo colpire quello. Questo. Vai su. L'ho fermato, vero? Ok. Ma così rimane sempre giù, Così rimane sempre giù. Mannaggia la miseria. Proviamoci. Coraggioso sta cosa. No, non era quello che volevo fare. Non volevo dire, ma infatti sono quelli. Poeta, sì, poeta, veramente. Ragazzi, sono morto in diretta, come al solito, Ridiamo di fronte alla morte. Che mio padre mi aveva fatto imparare una frase che si era imparato a memoria di lui. Ed era: la morte è la palingenetica obliterazione dell'io cosciente che si infutura nell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo universale. No, non si è sentita, devo alzare il volume, ragazzi, Guardatevi. Ok. Ora sente meglio. Io avrei già evocato ogni santo. Facciamo la stealth. Non credo ci possa. Snake! Vai, veloce, alzati! No, non si può far così! Ogni santo è la forza. Sai una cosa? Lo so. Ma comunque nulla batte questo. Una passeggiata anche veloce, ma Jack Leone Max è una bestia. Se lo dice De Luca sarà vero, no? Qualche campano in chat. C'è Sebast? C'è qualcuno della campagna? Ma non è così. Il gioco di prototype è in ritardo di 8 giorni. Ma cavolo, ma con Amazon l'hai comprato? Amazon, puntualissimo Amazon, dannazione, Amazon. Cavolo, io ho comprato ieri una tastiera, mi è arrivata mentre ero già in live. No, mentre stavo per far partire la live, per quello che sono arrivato un po' tardi oggi. E devo ancora provarla, non è una tastiera speciale, però è retroilluminazione, almeno di sera ci vedo. Allora, ragazzi, qui c'è il modo, lo sappiamo tutti che c'è il modo, non è che c'è il modo, A meno che non ci sia qualche modo per salire sopra, come mi aveva suggerito prima forse Alex.
No, non si può salire sopra. Quindi ci tocca farlo in un altro modo. Questo non serve a niente perché... Vedete? No, non si arrampica, lo so, purtroppo. Sarebbe stato bello se si arrampicava. Possiamo provare, però. Niente, niente, niente arrampicate. Non c'è la possibilità di premere cerchio qua. In effetti è molto alto, eh. Il modo c'è, ma noi non lo sappiamo. Il modo c'è, per forza. C'è un sacco di gente che ha vinto sto gioco, quindi in qualche modo... Insomma, siamo alla fine. Cerchiamo almeno di... Ecco, 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 tutte su, guardate, tutte su. C'è qualcosa di strano. Ora! Ora, 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 ora! Sì, e vai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Siamo arrivati qua. Ma allora... Non so per cosa è cambiato da prima. Ma sì, infatti, il gioco, ma dai. La risposta è dentro di te, ma è sbagliata. No, beh, c'è una frase di Nin Thich, beh, quello, l'inventore della, dello Zen, del buddismo Zen, che aveva detto la via d'uscita è dentro. Sì. A me piace tantissimo, ma poi io penso che in questo periodo specialmente la via d'uscita è dentro, però è a senso unico. Che cavolo, è a senso unico. Allora, qui bisogna metterci... Vabbè. Che belli quegli esplosivi. Esplosivi, esplosivi. No. Ma posso far saltare qualcosa? Posso triggerare qualche esplosione pazzesca? Lo farei volentieri. Allora, devo capire se questa è quella da cui vengo. Sì, è quella da cui vengo. Questa qui deve essere l'altra. Boom, distrutto tutto. Vabbè, bellissimo. E questo invece si va sopra. Guardate, eh. Si va su, si va su. Ok. C'è anche qualcosa per bloccarli? No. Oh, mamma mia. Cosa è successo qua? Andiamo giù, veloce, veloce, veloce. Corri, corri, corri. Vai, vai, vai. Ce l'ho fatta di nuovo. Clamoroso. Clamoroso. Guarda che è Atreus che passa dei buchi. Beato lui. Che passa quei buchini lì. Mi fa ridere in Assassin's Creed 2. È raro che parlano italiano e inglese. Esatto, perché io lo tengo in lingua inglese originale. E senti proprio... Madonna, la chiamano Madonna quella là. Vuol dire signora in fiorentino, eh. Non pensate male. Può proprio dire signora in fiorentino, antico. Madonna Lucia, Madonna Lucia. Devo andare avanti con cavolo di Revelation, che è troppo bello quel gioco, ragazzi. Mamma mia, quanto mi piace Revelation. Simbolo della frenesia, benissimo. Che frenesia. Sento già Alex che sta stream. Sherlock Holmes, dovrei averlo già. Non so se lo stesso. Ce l'ho sul Now. Quando mi torna la possibilità di mettervi la telecamera, vi faccio vedere quanti giochi che ci posso portare di Sherlock. Cavolo, la lista del Now. La lista del Now ve la faccio vedere col Just Chatting poi, eh. È una figata pazzesca. Io Steam non lo uso mai, lo sai perché? Perché? A me piace, io però non ho un gran computer al momento. Tra un mesetto, però ragazzi, c'è un serio problema a tenere in considerazione. Mi ha raccontato un amico che in questo periodo tutti i prezzi sono sovralzati. Ma detto, io per 4 mesi non compro più niente. Mi voleva prendersi una scheda video nuova, ma c'è stata mancanza di disponibilità e allora non sovralzati i prezzi. George Weale. Viandante campione, ma sai quanti viandanti che ho fatto fuori finora? Ma tantissimi. Altri nemici. Cosa va? C'è un computer del 1900. No, ma non si può dire quella, Alex. Non si può dire a un utente che è quella. No. Ma, fra l'altro, coso stanotte ho sognato. Posso dirlo, no? Si può dire, sì. Ho sognato praticamente che facevi un report del canale di Kla, il report del canale di Kla, perché dicevi che era così coinvolgente, così bello, che sei stato tutto il giorno a seguirlo, e allora ti sei preso rimprovero dalla famiglia perché hai perso troppo tempo, capisci? Era divertentissima sta cosa. No, ma non sono parolacce, non sono brutte parole quelle, Alex. Allora, colpiamo. E uno.
Ma dai, come? Ma possibile? Ma come? Ma... No, guarda che lo sapevo tecnicamente, però era diverso. Sei sicuro? Sai che diavolo? Bello che adesso rifarmelo al contrario. Ma non è normale. Ah, uno è fermo, ok. Oh, si può andare, dai. Corri, 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 corri. Ok, andiamo. E questa è facile, dai. È la prossima che mi preoccupa di più. È questa qua. No, altri nemici. Altro fuoco, altro regalo. Ora te la starà spiegando. Ciao Fabrizio, ciao. Fai anche tu la live adesso? Se la fai poi ti faccio un raid, ecco, molto 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 piacere. Fammi sapere. Buona serata e buone feste. Ah no, allora, ok, capito, buone feste, buone feste. Io penso di fare qualcosa domani mattina, proprio una breve live da PC con la webcam e da chatting, quindi per rilassarci un po', faccio qualcosa di festivo insieme, sapete com'è. Vabbè, ma adesso non è che sto staccando, no, ci sono ragazzi, per un po' ci sono. Maratona del collegio, ma vediamo anche il collegio. A me interessa. Molto natalizio. Nessuno ha commentato la mia prestazione canora di oggi. Alle 10, col cavolo alle 10, le 10 non ce la faccio, no no, le... non ho neanche il PC acceso alle 10, io, alle 11. Ma tanto è una cosa breve, anche se 11 e mezzo, non c'è nulla. Usiamo i lupi. Mi hanno massacrato, ma va bene. Boy! Time to flip the temple. Yes, sir. Let's just agree to stop saying flip the temple. It's starting to sound normal. Sto sbagliando strada. Eccola qua. È questa qua. Mannaggia la miseria. Che fatica. Un attimo, No. Ok. Ma questa si è piantata. Meno male. Meglio così, Si corre a destinazione, vai! Perfetto, è andato. Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente ce l'abbiamo fatta, possiamo andare su. Questa volta non ci sono più impedimenti. Mi va in pallone il telefono all'attacco dei lupi. Perché è l'attacco dei lupi? Pure video sul calcio. Video sul calcio. Ma cosa piacciono i video sul calcio? Onheim out of Odin's reach, but the world is hardly at peace. No, but it's got hope. We're all working together now. We have unity. That's what the rune on the door to this place was telling us. We're on Tyr's path. Cos'è? Chi è quello che mi ha mandato Jacopo? Cavolo, mi ha mandato un link di uno che chiude il canale, ma non so chi sia. Devo vedere chi è. Chiuderà il canale. Un tizio incazzatissimo. Wow, bellissimo. Lift with your legs. Io Jacopo come... Non... Allora... Just trying to be helpful. Come non può mettere da telefono? Vabbè, basta... Tecnicamente può, da VIP può mettere lì. Ma non c'è nessuno che comanda, siamo tutti... Sì, lo può fare. Cos'è successo, ragazzi? Cosa sta succedendo qua? Wow! Ma sì, grande. Beh, bel traguardo, 1 milione su 50 milioni che... No, 59 milioni che siamo in Italia. Beh, oh, è bello, quel traguardo, è bellissimo. I think we can climb back up to the realm travel room from there. No, non vuol dire che non basta ancora? Ma che cavolo, come passo io da qua? Devo passare, fammi passare Atreus, che andiamo... Ecco, andiamo. On the left, mi dice on the left. Nobody can do all this alone. Tanto non posso aprirlo lì. Non posso... They're just chances to prove we're the ones who can beat them. Sono curioso però, non posso aprirlo, ma adesso... Me and father, you and Freya. Brock and Sindri? But when we all work together, we do make a good team. And that's Tyr's test. Ah. That's why we're gonna make it to Yoda. Okay. Do you hear that, figo, brother? Figo. Ma lo porterò, vi prometto che lo porterò. It means you speak wisely, Atreus.
And that is good to hear. Sarà il mio telefono che riesce manco a tenere Link. Ma anche il mio, Alex, anche il mio non ce la fa. Fidati, tranquillo, siamo in due. Siamo in due, che non riescono a mandare Link da telefono. Infatti il periodo che avevo Telegram sul telefono per quelle due settimane non riuscivo a mandare un cavolo di Link. Pazzesco, pazzesco. I guess the temple was meant to be flipped. Fiorentina! The tree's upside down. Or are we? I'm not sure anymore. Cosa abbiamo preso qua? Ehi, c'è un'aura potentissima questa, c'è l'aura potentissima, mannaggia. Che devo fare con questo? Ho capito, ma... Ah, devo chiamare Atreus, deve farlo lui. E non lo fa. Atreus! Piccolo di ma... Piccolo di papà. Ok. Non posso... No, due link uguali, no. Alex, manda i link. Mandatemi i link, ragazzi. Non posso... Non ho moderatori presenti. Ok, moderatori dove siete? Well, what have we got? Some sort of travel stone. Wololo, invochiamo di un moderatore. Let me see. Great, our Dumbles at us. That's the Unity Stone. You ecco, dai, Alex si sta tirando con questa frase, si sta tirando, si sta tirando. Adesso arrivano tutti. That explains how he could visit all the realms and other lands to boot. Sì, Alex, gli danno fastidio le parole. Questo è un canale per tutte le età, Un canale per tutte le età. Lo sta dicendo mentre c'è Mimir con la testa tagliata. Yes, that's it. I understand now. It shows Tyr walking the realm between realms. You know how you must never stray from the path. Well, non ne dico perché Tyr always followed his own path. Alex vuole il van. Eccolo, è arrivato Seva, grande. Hai letto, no, cosa ti ha scritto? Eccolo, grande. Heinejar. Che è un bellissimo nick, come ti ho già detto, la figata. Ho completato una via per Jotunheim. Olè! Esplora il regno tra i regni. You're saying Tyr's shrine showed him stepping off the branch of the world tree. And you're thinking to reach the secret path to you? Vedo l'amicizia, sì. Oh dear. That is what you're thinking. Tanto se basta sempre degli avatar belli, allegri, positivi e solari. Ti chiedo l'idromele. beh, quello è buono. Idromele. Il regno tra i regni, ok, andiamo. Ragazzi, stiamo veramente per andarci. So che è da una vita che voglio andare a Jotunheim, ma stavolta hanno veramente tutto quello che serve per andare. If you're thinking about hurling us all into the void, I hope you're quite sure. Euro quest'uomo. Sì. Bollocks. Ha detto bollocks. Allora, vediamo dove mi manda il regno tra i regni. Il regno di Romano Regni. quello non lo conoscete. Lo conosce Seba, lo conosce Roman Reigns. Seba lo conosce, dai. Roman Reigns. Il mio IGN è Gino Patatoso. Cos'è l'IGN? È un IGN. Poi la protezione di cose. Evidenzia il messaggio. Ora hai la protezione di cose. Sfidiamoci il duello. Bellissimo. Ma sfidiamoci il duello è quello che si usa... Che si usa quando si vuole giocare a qualche gioco multiplayer. This is where Tyr step beyond. And the Unity Stone protected him. Ti ridò i punti. Come faccio a usarlo? Come faccio a sfidare duello? Ready? Però posso fare una cosa. Well, this is it, lads. It's been an honor. Alex Magic. 50. Giochiamoci 50 punti. Ok. Ma adesso te li ridò sti punti. Ti rifiuto la ricompensa. Ho vinto io. Guardate che mi ha raccomandato sul mio canale, ho vinto. Secondo me è Yotunheim. Oh, ti rimando indietro i tuoi punti, guarda. Oh, how can I be so nauseous without a stomach? Come on, that was great. Ti ho ridato i tuoi punti, Alex. Che scarso Alex. Amazing. How do you hide something that exists in all realms? Cast it out of any realm to the space between. Clever old Tyr. Is Jotunheim on the other side? Okay, questa qui è la top 20 delle 20, una figata pazzesca. Facciamo un regalino a Coso, dai. Dico che Coso è affettuoso, bravo, simpatico. I have noticed.
Non è riuscito a darglieli perché non ne ho abbastanza. Ci ho provato. Io ci ho provato, ragazzi. Io ci ho provato. A quanto pare non ne ho abbastanza. Ho 70 punti. Come 70? Te li do, ma te li do. Guarda che non sono i punti del canale. Ah, devi fare karma. Punto esclamativo karma. Guarda, è così. Per vedere quelli del canale. Punto esclamativo karma. Io ne ho 388. Non te ne posso dare 500, ovviamente. Te ne do 300, to. Te ne do 300. Vabbè, ma Sebastefi. Facciamo una cosa, dai. Facciamo una cosa più saggia. This is sparse. The pedestal. Give. Cavolo. È il leggendone del mio moderatore. 200 punti a lui, 200 punti a coso, dai. No, give in cooldown, ma dai. Non va un cavolo oggi. Non va un cavolo. Mannaggia la miseria. Che cavolo succede? Ci ho provato, ci ritrovo. Oh no! It took the stone. Sì, se uno sfida. It's absorbing the stone's energy. Se uno sfida deve fare accept. Un esclamativo accept. Esatto. Is it moving? It's moving. It knows what to do. The stone served its purpose. We're fulfilling to your spell. What happens now? No idea, brother. But after that fall, I'm sure we're past the worst of it. Vediamo che succede qua. La luce, vedo la luce. Ok. No, sono quelli velenosi questi. Proprio i lontani. Via, via, roba velenosa qua. Ancora no, scusa. Ma tu non puoi. Se si puoi, sì che puoi. Devi fare però separato. Devi far separato. Esatto. Se è tutto staccato. Ma non voglio farti perdere i punti a te, Codo. Non voglio farti perdere i punti a te. Voglio vedere gli utenti crescere. A me non serve. A me sono morto. Oh, looks like Alpha. No, cos'è? Ma è un boss? Non è un boss questo, è uno di quei cosi di Alfheim. Ok. È il più oscuro. Cioè una volta era forte, adesso. Un debole adesso. Behind you! Look out! Behind you! Mannaggia! Questo è livello 5 invece. È stata una bella battaglia. Prova com'è, è evocatore. Comunque la mia sfida, ma la sfida dopo un minuto scade, dopo se uno non fa accetto. Punto esclamativo a te. E poi c'è anche gamble, ragazzi, per chi ha coraggio, per chi ha coraggio, ragazzi, c'è gamble. C'è anche gamble, punto esclamativo, gamble. Where do you think it's taking us next? I do not know. Hai perso 20 karma. Che sfiga. La roulette. Gamble. Provatela anche voi. Punto esclamativo gamble numero. Sappiate che probabilmente perderete, però vi avviso che è molto molto severo, ma non l'ho deciso io. Ecco. Si vince se si fa da 51 in su, mi sembra, o da 60 in su. I giganti, i giganti. Ma qui mi stanno menando di brutto comunque. Dannati predoni. Wow, eccolo qua, spacca tutto. Allè. Ora le cose di tempo. Conosco gente che in altri canali si è prosciugata i punti col gamble, ragazzi.
Voi non lo sapete, ma esiste anche un'altra classifica segreta, comunque. Un'altra classifica segreta esiste. Duello è una sfida a punti. Uno fa test, punto esclamativo. Uno fa. Allora, punto esclamativo duel, faccio coso. E metto il valore, metto 20 punti. E tu fai punto esclamativo accept, come c'è scritto lì. Purtroppo si tiene in breve. Devo capire. Io guardo questa partita. Tanto io guardo Alex. Finisco sta parte. Poi oggi voglio vorrei dar qualcuno. Ecco. E ho vinto io. Che sfiga. Ho vinto io. Tanto questi punti te li do. Oh, cos'è diamine sta cosa? Oh god. Distrutto. Ma quanti ce ne sono, ragazzi? Questo è grosso. Alex, mi molli qua come un boss. Ma io come faccio a battere il boss se ti consigli? Daudi Lumner! Andiamo, che figo è? Che figo è questo boss? Figone. Andiamo. Sto morendo. Vedo un po' di vita, devo recuperare. Aia! Fa malissimo! Chi è? Cosa porta? Il cugino! È il cugino di Coso, veramente! Non sapevo che Coso avesse un cugino. Pensavo si chiamasse Coso qualcosa anche lui. Grazie. Ma non è male, se basta che non sia un big, veramente mi ride addosso. Che vuoi, te? Tutte persone. Wow. Stacca tutto, però prima battiamo Downy Moon. Che tipo Rosario Muni. No, Terry Moon. Eccoli qua. 20, vediamo un po' com'è la classifica. Primo Splatter Kevin che lavora, quindi non c'è mai, però. Primo Splatter Kevin è imbattibile. Nemesi, il leggendario Nemesi. E chi lo batte più? Ma ti avvicini, tranquillo, poi vedrai che ti saliranno ancora i punti. E poi abbiamo un'altra classifica segreta che non è ancora ufficiale. Io ve lo dico, questa qua. È un'altra, questa qui è un'altra. È fatta col chatbot, praticamente. Abbiamo usato la povera Lea come bot perché non avevo bot. E abbiamo Alex Magic primo, Sebas, Owned. Chi è Owned? Chi è Owned? Coso, Zectaurus, Jerusian, Deacon, Angolo, Lord Casco e Succubus Emperor. Okay. Pole position. Sì, primo, ma non è Lea Chan, è il bot. Ho usato lei come bot. Perché Lea si è offerta in sacrificio come bot del canale. E boh. Ma io adesso devo passare da qua. Penso di sì. Lea sfrutta. Sì, Lea. Si è pigliata la cava. Intanto guarda. Tutto in famiglia, tutto in famiglia. Tutto legale. Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Jotnar creative essence. The stuff all realms are made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an outsider with it, even Tyr. Ma siamo ancora! Ma siamo ancora Midgar, scusatemi, alla faccia. Possiamo leggere i bracieri, certo. Leggi i bracieri. Gondul! Bellissimo Gondul. Mi ha accesi 3 su 8, ok. Uriel to the Valkyries. Gondul. Potentissimo. Che giochi vuoi portare? Allora, dopo ho finito questo, avevo detto, ho fatto Assassin's Creed, God of War 3. Poi avevo detto che avevo in progetto anche Battlefield 1, mi sembra, 1, ma c'era anche il 5 comunque. O il 5, 4, insomma. Perciò c'è un sacco di... Io tra poco mangio il polipo, ma che fame che mi fa venire, quello è buono, il polipo è buonissimo. Comunque ragazzi, se volete domani mattina mi troverete, domani mattina, io ve lo dico perché lo devo ricordare,
domani mattina facciamo verso le 11 circa, just chatting e feste insieme. Ok, ciao, domani si festeggia un po' alla mattina, non so, magari c'era anche qualcosa pomeriggio, ma non è detto, non prometto nulla pomeriggio. È la prima volta, non l'ho mai mangiato, guarda che buonissimo, ha un gusto dolce, dolce il polipo, specialmente se è tagliato freddo, se lo mangi freddo. C'è anche la ricetta del polipo e patate, te la consiglio molto, chiedi in famiglia, voglio mangiare il polipo e patate te lo trovano anche i supermercati, non è una cosa così rara da trovare. E boh ragazzi, sono emozionato, stiamo per andare a Jotunheim. Stiamo per andare a Jotunheim, finalmente, finally, finally. Già. Freddo non mi attira molto, beh, mangiatelo caldo. Va bene, va bene, va tutto bene, va tutto bene, ok. Che succede qua? Che succede? Jotunheim, sì, no, voglio andare a Jotunheim, yes! Yes, yes, ultima meta ragazzi, la destinazione di Kratos e Atreus, l'ultima zona della trama, finalmente andremo a Jotunheim, il regno dei giganti, oh che bello, la prossima volta andiamo a finire il gioco ragazzi, sì Alex, Alex se n'è andato e non ritorna più, il treno delle sette l'ha preso, ok, ho un occhio solo, sorry lads. Thought that would work. What did gira la ruota. You'd have kept it any of 100 places, I'm afraid. We've come so far. Sono abbastanza emozionato. Look, bit of a long shot. Alex, Alex ti ha insultato per tutto il tempo che non c'era. Ha insultato tutto il tempo, prima che arrivassi te. Ha detto i moderatori di questo canale fanno schifo. E poi ha detto comandiamo io e Jacopo. Dopo ha detto comandiamo io e Jacopo. Testimone coso che ha detto comandiamo io e Jacopo. Te non ti ha neanche considerato. Non ti conto. Ah, dobbiamo prendere l'altro occhio di Mimir. Pazzesco. Allora, adesso ragazzi, finita sta scena, andiamo a fare il raid a Jeruxian. Tutti a scrivere in chat, okay, dove sono i capelli, ok? Dove sono i capelli? Ok, mi raccomando ragazzi, facciamo un raid con dove sono i capelli, ok? Per lui piace, contentissimo di sta cosa, ok? Mi aiutate ragazzi? Tutti dal buon Zeus, dai. Now that not being a weapon and the Aesir being a bunch of pox-speckled cockers, I too saw fit to decline. But I know we got it built just the same. What was the statue? It's that one of Thor out there flashing his. Ah, la statua di Thor l'abbiamo distrutta. The statue that the serpent ate. Sorry about that. Feeling much better. Ah, l'altra statua di Thor. Vabbè dai, sta per partire il raid, vi saluto, vi ringrazio, andiamo da lui e mi raccomando scrivete quello, eh. Scrivete quello, scrivete, scrivete.